okay. Allora, tutti ragazzi, sono Gio e questo è un nuovissimo video sul mio canale. Oggi che lo sto registrando è boia, se mi uccideva la Claymore, figa. Io sto registrando oggi, martedì 7, e domani, mercoledì 8, parto per Rimini. E non ho ancora preparato tutti i video, non ho ancora preparato la valigia e non ho ancora preparato un cazzo, ma sto registrando un video per voi. Quindi se già adesso non lasciate subito un like, vi ammazzo. Dio, come ho fatto a fare gli hitmarker sul petto quello? Cioè, non ha senso. Vabbè, nulla ragazzi, questo qua è un video che si chiama Progetto Xibions. Per chi non sapesse cos'è il Progetto Xibions, ve lo spiego in breve. In pratica, il Progetto Xibions è un progetto che ha creato lo youtuber che si chiama Xibions. Dio boia. E consiste, diciamo, di pubblicare un video dove, diciamo, fai conoscere i tuoi iscritti i youtuber che piacciono a te, i youtuber che segui. Quelli ovviamente non quelli famosissimi, perché quelli famosissimi li seguono tutti, ma quelli, diciamo, con... tra virgolette relativamente pochi iscritti che vorresti far vedere ai tuoi iscritti, ai tuoi seguaci, per così dare l'opportunità a degli youtuber un po' più piccoli sia di crescere e sia, diciamo, di far vedere più iscritti cosa ti piace anche se non è mainstream. E in questo video io sponsorizzerò tra virgolette tre tipi di youtuber: uno youtuber normalissimo che fa video come me, cat commentary, uno sniper che fa sempre anche lui cat commentary, e infine un clan. Partiamo dallo youtuber normalissimo, che Pippo Fini. Lo youtuber tra virgolette normalissimo, che comunque uno youtuber, cioè, che fa video normali un po' come i miei, e si chiama Wando. Wando, tipo, penso che ultimamente l'ho iniziato a conoscere e seguire bene, ed è uno simpaticissimo, due molto umile e modesto soprattutto, ed è una persona molto solare che ci parli tranquillamente di qualsiasi cosa ed è veramente molto simpatica. Tra l'altro è di Ferrara lui, cioè sti giorni a Ferrara, e mi ha detto che forse mi viene a trovare a Rimini. E cioè, se viene a trovarmi a Rimini, oh mio Dio, facciamo tipo le baldorie, io, Wando e via. Tra l'altro con Wando ci ho fatto mamma Pippo Fini. Tra l'altro con Wando ci ho fatto un 1 contro 1, che tra l'altro vi lascerò in descrizione sul suo canale, che è uscito veramente divertentissimo. Divertendo ovviamente perché ci sono io qua, la kill di C4 non può mai mancare. E nulla, passiamo al prossimo. Il prossimo ho deciso di sponsorizzare, tra virgolette, sponsorizzare, perché vi faccio praticamente vedere cosa mi piace a me. È un clan, questo clan si chiama... ah ecco, stava laggando, cioè... questo clan, ragazzi, è Respect Family. Respect Family è un clan che ho iniziato a seguire tipo una settimana fa, che me l'aveva spammato Marz, perché Marz era il manager. Ho visto le gams insieme a Marz, sia le prime che le seconde, mi sono veramente piaciute. Qua crasha, ma Gesù stronzi, cioè non è possibile, non si può fare un video normalissimo su Black Ops 2 che, boh, crasha tutto. Vabbè, siamo qua. E questo clan è un clan che ovviamente quasi tutti i membri li conosco, la maggior parte, diciamo, conoscono me, quindi è una cosa abbastanza positiva, perché puoi parlare di tutto con loro, perché sono anche tutti simpatici. E poi infine, oltre a vedere delle clip che secondo me sono veramente carine, le clip che hanno pubblicato nei loro montaggi, anche i membri dentro sono tutti simpatici e veramente molto aperti per parlare con qualsiasi cosa e con qualsiasi persona. E ora ovviamente sono manager, ovviamente gratis, anche di solito mi faccio pagare per essere manager di tal qualcosa, ma per loro ho detto di no, perché io l'ho chiesto io, tra virgolette, io l'ho chiesto io perché mi sembrava veramente un buon team, passata solamente dal team. E comunque tutti quelli che sto nominando adesso potrebbero, cioè, possono decidere loro se farlo o no, una specie di video risposta dove anche loro dicono: vabbè, ringrazio Joey. Io comunque ringrazio Anto lo scarso code che lui mi aveva, diciamo, nominato in questo progetto. E quindi, diciamo, ho deciso di fare il video di risposta ad Anto lo scarso code. Youtuber che andrò a nominare possono decidere o meno se farà la risposta. Ovviamente il clan non lo fate sul canale del clan, ma fatelo magari sul canale di un leader, sul canale di qualche player, chi lo vuole fare lo faccia. Infine ragazzi, l'ultimo canale che vi consiglio, cioè penso che Joey, ciao, è il mio amico Joey, il canale che veramente tra tutti questi merita di più, non, cioè, perché più che altro è il canale che mi piace di più vedere tra questi tre che ho nominato, è il canale di Bang Rapi. Rapi, ovviamente, cioè, già che sta nei Bang, secondo me è una persona molto forte, cioè uno sniper molto forte, e soprattutto italiano, cosa che tipo vedere italiani in clan forti ultimamente è molto raro. E poi fa video veramente molto divertenti, e ogni video tipo porta clip o comunque porta veramente dei buoni gameplay. Quindi Rapi è una persona fortissima. Cioè, adesso vi parlo come youtuber, eh. È una persona veramente forte, intrattiene molto bene nei video e fa video anche abbastanza carini. Cioè, ad esempio, più che altro molto originale, tipo ha fatto la lotteria di Rapi, dove dice a tutti i suoi iscritti di commentare il video, e tutti quelli che, diciamo,
ogni tot Rapi farà una specie di estrazione, quello che uscirà andrà a fare un video insieme a Rapi. Cioè, sono arrivati i tizi del folletto che mi hanno spammato il folletto. Perché non sapessero cos'è il folletto, tipo l'aspirapolvere. E comunque ora passiamo di nuovo, cioè parliamo di nuovo di Rapi, però come persona. Io l'ho conosciuta molto Rapi, cioè molto tra virgolette, l'ho conosciuta abbastanza, sia perché ovviamente l'abbiamo fatto entrare nei GDF, quindi abbiamo dovuto conoscerlo un minimo, e sia che ogni tanto ci faccio chiamata a Skype. È veramente una persona molto buona, molto modesta e simpatica, e più o meno è delle mie stesse idee, cioè pensa che questo qua sia un bravo youtuber, questo fa schifo, cioè diciamo più o meno le mie stesse idee, quindi mi trovo anche abbastanza bene. Comunque la clip l'avete visto all'inizio, è un left che avevo tipo hittato un paio di settimane fa. Spero che l'edit vi sia piaciuto, anche se ho messo tipo un milione di cinematiche e mezzo, perché più che altro le clip, una clip e basta, non è che puoi farla durare 6 ore. Ora comunque ragazzi, io chiudo qua il video perché devo andare assolutamente a farmi la valigia, a montare questo video, perché se no domani il treno per andare a Rimini lo perdo. Lasciate un bel like, un bel commento, ricordatevi di passare da tutti quei canali che ho nominato. Da giù è tutto, bella.